Berlusconi aggiunge che la Lega è dietro 4 punti, quindi lei non farà il Premier, cosa gli risponde? La cosa bella è che risponderanno gli italiani il 4 marzo. Io dei sondaggi mi fido poco, il sondaggio vero lo faccio in mezzo alla gente vera, che mi dice un'altra cosa, che ci voglia il cambiamento, ci voglia il centrodestra, ci voglia di Lega. Quindi il 4 sera vedremo chi fa il Presidente del Consiglio. Il Movimento 5 Stelle, che idea si è fatto? Che è triste, in Italia c'era la tristezza del cambiamento di partito dopo le elezioni, qua ci stiamo per la prima volta nella storia al cambiamento di partito prima delle elezioni, quindi potevano controllare meglio chi hanno candidato, però non sono disponibile a raccogliere transfughi lungo il percorso. Sul clima violento che si respira durante questa campagna elettorale, cosa ne pensa? C'è stata anche una... Non vedo l'ora di avere un ruolo di governo per riportare serenità, regole, rispetto delle regole, ordine, tranquillità. La violenza va sempre condannata da chiunque arrivi, quindi quelli che menano le mani invece di far girare il cervello sono degli idioti. C'è stato anche un rapporto di Amnesty International sulla campagna elettorale. Ho chiesto in questi minuti un incontro ai vertici di Amnesty International per spiegargli cosa fa la Lega dove governa, come si convive tranquillamente dove la Lega governa e cosa faremo al governo. Chiediamo semplicemente regole e limiti a un'immigrazione fuori controllo. Questo non è xenofobia, non è razzismo, anzi è l'unico argine al razzismo, far entrare in Italia chi può e deve entrare in Italia senza far sbarcare barconi su barconi. Spero che Amnesty mi risponda, perché io l'incontro lo faccio anche oggi.